La donna al centro di questa rappresentazione di Giancarlo Guizzardi, fra l'altro la donna espressa anche nell'evoluzione storica. Come è nata questa idea? Ma diciamo queste sono fotografie che abbracciano l'arco di 30 anni, quindi diciamo sono progetti, dietro ogni fotografia di queste c'è una serie di fotografie, sono sessioni fotografiche distinte. E, diciamo che qui viene presentato una parte di queste fotografie, non sono essenzialmente afferenti all'immagine della donna, però è un discorso, è un concetto che a me è sempre stato particolarmente a cuore, insomma, ecco, specialmente quello di riuscire a fermare, diciamo, nel ritratto quelle che sono le sensazioni, le emozioni, diciamo, che il volto, che la figura umana riesce a trasmettere, insomma. Beh, un connubio di emozioni, riferimento anche alla vita vissuta, notiamo che in questa vasta galleria fotografica non mancano anche i volti maschili. Infatti, qui ci sono praticamente fotografie che riguardano proprio delle sezioni fotografiche, cioè proprio dei progetti, altre fotografie che sono invece attinenti, diciamo, un po' alla street art, la street fotografia, cioè al ritratto di strada, fatte in situazioni particolari tipo eventi, spettacoli, manifestazioni culturali, teatrali, eccetera, per cui diciamo. È il ritratto sempre quello che a me interessa, e quindi in questo caso, insomma, sì, ci sono anche figure maschili. Beh, la donna è una figura di riferimento nella vita dell'uomo, già perché l'uomo trae origine dalla figura materna. C'è una donna in particolare a cui lei vuole dedicare questa rappresentazione? Ma per me, non lo so, io ho sempre ringraziato le persone che hanno dedicato il loro tempo, insomma, ecco, che hanno deciso di dedicare il loro tempo a posare per le mie fotografie, e in particolar modo, sì, ad una persona in particolare che negli ultimi anni ha ispirato, diciamo che è stata la mia musa per tanti lavori fotografici, sì. Ogni rappresentazione ha sempre un messaggio da lanciare, il suo qual è? Ma quello di recuperare, al di là, diciamo, della quotidianità, della vita di tutti i giorni, quel qualcosa che ci sfugge sempre di più, che è una parte che diciamo fa riferimento a una parte, insomma, più profonda, più intima dell'animo umano, che è quella proprio delle emozioni e delle sensazioni.